Parliamo con Davide Bariti della Vittoria. Allora, un bel pergo, una bella vittoria, poteva anche essere più ampia e sicura, fra virgolette. Sì, l'atteggiamento è stato giusto e soprattutto nel secondo tempo abbiamo meritato la vittoria. Secondo me anche nel primo abbiamo fatto bene e abbiamo avuto le occasioni anche per segnare. Abbiamo preso un gol, forse su qualche errorino nostro che c'è stato, però abbiamo fatto un gran secondo tempo, che è quella. Entrare così in secondo tempo e fare un secondo tempo così è importante e penso che il risultato sia stato meritato, dai. Vogliamo parlare dei difetti, se proprio vogliamo parlare dei difetti, un paio di contropiedi presi per palle perse e insomma un po' di mancanza di concretezza in avanti, insomma sta partita dobbiamo chiuderla prima. Sì, sappiamo che la differenza nelle partite la si fa nel momento in cui si è bravi a non perdere palle delicate in mezzo al campo, perché quello poi tenere una palla ci permette di sviluppare e di fare bene. Dobbiamo limitare questi errori e sulle ripartenze sì, siamo stati comunque pericolosi, non sono state ripartenze diciamo buttate proprio via, in alcuni casi sono stati bravi loro. La cosa positiva è che anche dopo essere andati in vantaggio abbiamo continuato a spingere e dobbiamo fare così se vogliamo poi portare a casa i risultati. Quella cosa del miglioramento del secondo tempo, soprattutto che dicevi, insomma, miglioramento anche nel fatto di concedere poco o nulla al Trento. Quella è stata secondo me fondamentale. Nel secondo tempo abbiamo concesso veramente, veramente pochissimo. Adesso non mi vengono in mente occasioni d'oro nel secondo tempo, qualcosina nel primo, però ci sta, diciamo, non possiamo pretendere di dominare 90 minuti una partita. E l'atteggiamento del secondo tempo è un atteggiamento da squadra che oggi voleva vincere a tutti i costi, l'abbiamo dimostrato e ci siamo riusciti meritatamente. Un pergo insomma che adesso deve dare continuità, non solo giocare bene, ma anche perdere di meno, diciamo. No, sì, attraverso il gioco noi lo sappiamo che comunque ricerchiamo il risultato anche attraverso il gioco, la nostra caratteristica, quindi ci dobbiamo provare. La cosa fondamentale è il risultato, perché poi è inutile stare a girare intorno alle cose e dire quando si gioca bene e non si fa il risultato non siamo mai contenti, assolutamente. Quindi il risultato è fondamentale e oggi, al di là della prestazione, che è stata una prestazione importante, siamo contenti perché abbiamo vinto.